Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Academy. Vitro studenti, nello scorso video ho sconfitto Lady Medusa con molta semplicità. Ma che è successo? Si è trasformata dopo la sconfitta in questa caccona gigante. Anche se in realtà è un serpente che è arrotolato su se stesso e sì, deve sembrare una cacca purtroppo. Ma non perdiamo tempo e combattiamola subito anche in questa forma. E vediamo se si arrende finalmente. Oh no, si è trasformata in questo essere disgustoso. Ah, devo parlarci prima? Benvenuti carissimi. Siete terrorizzati, non è vero? Ah, no, capisco. Beh, volete sfidarmi o no? Dopo che l'abbiamo sconfitta, Lady Medusa si è subito trasformata in serpe marina. Sconfiggiamo anche lei e riportiamo l'ordine a scuola. Beh, che dire. Avete fegato, ma non riuscirete a vincere. È un serpente, ma sta anche a rappresentare una cacca gigante, sì. Con tutti quanti i vermicelli che escono. È disgustoso. Kengo Benimaru. Bene. Oh, lei è già più resistente, eh. Pensavo di averlo evitato, ma no, a quanto pare. Invece sì, questa volta. Andate i miei cloni. Ho detto, andate i miei cloni. Eccoli qua. Wow, questo è tremendo, eh. Se rotola ti prende fa male. Dai ragazzi. Ecco, capite ora che il livello 46 al quale sono non è poi tutto quanto questo granché? Per il male che fa? O meglio, per quanto è resistente, se proprio vogliamo essere sinceri, dai. Ok. Se faccio contrattacco, però, per un po' dovrei essere difeso. Sì, sì, ma di poco, eh. Forza, miei cloni, difendetemi, per favore. Ok, niente, ha mandato le cacche all'attacco. Che bello, fendente impetuoso, ma quanto è bello, poi. Spero di trovarlo più forte che c'è, almeno posso fare un gran danno. Mi piace come attacco, davvero bello. Chi è che l'ha sconfitta? Voglio fargli i miei complimenti. Niente, non si vede. Ah, forse Fierovolpe? Che è successo lì? Chi era? Pistola serpe marina. Traslucenza, traslucenza. Colpo gravità zero, attrazione. Ah, bello. Beh, questo ci ha fatto guadagnare un po' di mi piace, eh. Non è male. Ci servono e mi piace perché poi dovrò aprire anche le altre aree. E allora, come va? T'a posto? O chi è che ci chiama? Pronto? Servizio Amazon? Non sono in casa. Sì, secondo il corriere dell'Accademia la maledizione sembra essere svanita. Cos'è? Ecco, super veloce il corriere dell'Accademia. Fantastico, quindi anche Em è salva ora. Voi... No, non importa. È troppo tardi ormai. Presto l'arma finale sarà finalmente nelle nostre mani! Non fatevi ingannare. È impossibile comandare un meteorite come quello. Tu dici? Beh... Sappi che ho ricevuto un potere superiore! Cosa? Che intendi dire? Tutto a suo tempo. Il momento dell'impatto è molto, molto vicino. Oh! Signorina Vapori, è lei! Finalmente è tornata come prima! Aspetta a cantare vittoria, se non fermiamo i meteoriti all'Accademia! Non è possibile, è tutto identico alla visione del primo giorno! Oh no, si sta avvicinando!
golem rovente per chi non si accontente. Sembra che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato. Avevo promesso che l'avrei usata solo in situazioni di emergenza. E se non faccio qualcosa subito, l'Accademia verrà annientata. Sì, è il momento! Devo usare quella soluzione! Mechazord Y, tocca a te! Meccanismo attivato! Forza! Sì! Bella! Megazord vai contro Golem Rovente! Così, tutto quanto di botto, vai! Round one. Fight! Dunque, ZL è la difesa, giusto? Y per il pugno, X per il calcio... per difenderti, ZL o ZR. Megazord Y possiede altri attacchi con R seguito da B, X, Y. Ok. Vai! Ah, ok, ti fa male. Ok, pisciatella? No? Aspetta. Sì, io la chiamavo la pipì del coso qua. Scarica antincendio. Flash Y! Taglio! E fendente torre spada! Vai, calcio! Mamma mia! Cos'è? Un drop? Facciamo un dropkick, dai! Ah, questo è quello che continua, ok. Vai, pugno e calcio! Ok, e una è vinta. Dai, andiamo anche col secondo, su! Gekkouga, bella suona sottofondo. Gekkouga. Molto bella, sì. Peccato che non abbia altra utilità quella canzone. Un, due, tre e tengete spadata. Calcio. Fendente, cioè taglio Y, fendente è un'altra cosa. Flash Y. Ok, pugno! Calcio, difesa e... Vai, scarica antincendio. Flash Y. E calcio per finire. E ora... Vai, destro volante! Esplosivo, sì, però vola, quindi... Volante mi sembrava più appropriato. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a sconfiggerlo! Ben fatto, giovani, ottimo lavoro! Questo robot è fantastico, lo adoro! Io pure. Puoi dirlo forte, fratello, è davvero credibile, incredibile. È davvero credibile, che frase sarebbe. Fantastico, Megazord è un vero portento! Sì, hai ragione, sono straordinario! Già. Ragazzi, emergenza rientrata, l'Accademia è di nuovo al sicuro! Quindi quel robot era semplicemente l'edificio principale animato! A quanto pare, ma comunque ora abbiamo scacciato la maledizione! Oi, che succede? E avete visto? Una medaglia è appena saltata fuori dall'orologio! Forse è la prova che abbiamo completato la missione! Sì, potresti aver ragione. Per sicurezza la terrò con me. La medaglia maledizione amorosa. Non me le ricordavo ste medaglie. E ora andiamo a mangiare qualcosa? Spaghetti per tutti? No, sei sempre il solito. Ma che c'è di male? Emma! Cibastiano!
Ciao Emma! Ah, che sei lì, gli artigiani è salva! Non è possibile! Guardate che non è ancora finita, cari miei supereroi! Uovo rancido. Cosa? Che diamine è questo? Avverto Laura di Lady Medusa per venire da lui, ma che significa? Quell'ora qualcuno ci è arrivato! Oh no! Ma perché Matteo no? Ma che succede in mio corpo? Non riesco a muovermi! Un attimo, guardate, io non sono stato colpito! Fin troppo facile, ho vinto senza neanche combattere! No, Gibastiano! E tu cosa devi urlare tanto? Vuoi essere la prima ad entrare nel mio tuorlo? Ma che schifo! Emma! Cosa facciamo, Gibastiano? Nessuno di voi è nelle condizioni di combattere! Ma è anche vero che non possiamo lasciare Emma da sola! Ah! Ma certo! Ora tocca a me! Solo io posso salvare la situazione! Come prego, ho sentito bene, vorresti scontrarti tu con me? Ora l'ho davvero sentite tutte! È vero, ho paura. Mi tremano le gambe e non riesco neanche a muovermi. Dannazione, è davvero questa la fine? Proprio come pensavo! E ora torniamo a noi! No, stai indietro, mostro! Ti chiedo scusa, Emma, ma non c'è niente che io possa fare. No, non ci riesco, è troppo difficile per me! Ascolta, Matteo, non puoi arrenderti ancora prima di provarci. Nonno, sì, hai ragione, io ce la farò. Nonno, ti prego, non lasciarmi. Tu sei l'unico amico che ho. Matteo, sono sicuro che ti farei molti amici là fuori. Io mi fido di te. Se lavorerai duramente, non c'è niente che tu non possa raggiungere. Questa è la lezione di vita più importante che ti darò. Fanne buon uso, nipote. Ma... Fidati di me. Tuo nonno non si è mai sbagliato in vita sua. Sì. Matteo, io... sono sicuro che diventerai il migliore eroe di tutto l'universo. No, nonno. Nonno, nonno! Forza, Matteo! Che cosa aspetti? Affronta Uovo Rancido! Gibastiano, vorrei combattere, credimi, ma se non riuscissi a vincere... Uovo Rancido sembra molto forte, e se non mi dimostrasse la sua altezza... Ma non capisci, Matteo, le cose non avvengono mai per caso! Se combatterai a viso aperto, vincerai! Non ci sono altre strade! Un po' tragico, ma pur sempre efficace. Ascoltami, Matteo, se ti trovi qui oggi non è un caso! Ti hanno preso perché hanno visto in te qualcosa che non tutti hanno. Sin dal primo giorno ti sei impegnato a fondo, hai anche fondato un club. Per questo sono convinto di una cosa. Se vuoi, puoi vincere contro chiunque. Matteo, tu sei un eroe! Un attimo. È proprio come diceva mio nonno. Lui mi ha insegnato a non mollare mai. Io non ho intenzione di mollare. Per questo... sfiderò Uovo Rancido e vincerò! State a guardare, ragazzi! Ben detto! Vai, Matteo! Sì, io sarò il migliore eroe di tutto l'universo! Bene, finalmente anche Matteo entra in azione! Ah, ma possiamo davvero sconfiggere Uovo Rancido? So che lui nel film lo sconfigge. Ah, però non ho scoperto gli altri attacchi. Uovo in camicia, bello. Ma dove è arrivato? Dove sta attaccando? Sconfitto, è stato facile. Questo è tutto da vedere. Vabbè, sì, non ho letto i dialoghi lì sopra, ma... tant'è. Ma sconfitto davvero? Sì. Non è possibile, com'è potuto accadere? Capita. Ci sono riuscito davvero! Io sono un eroe! Vai, giro della vittoria di campo. Niente. La rinascita di Matteo. Cavoli, ragazzi. Bello. Un bel episodio questo. Incredibile, ce l'ho fatta davvero!
eccolo qua, un nuovo eroe. Puoi dirlo forte, sei stato grande, Matteo. Ottimo lavoro, amico. Uno scontro coi fiocchi, miei complimenti. Grazie per l'aiuto, Matteo, sei stato davvero prezioso. Il merito è solo vostro, amici, senza di voi non ci sarei riuscito. Dai, non fare immodesto, sei stato sensazionale, sai? Dici sul serio, Aria? Wow, ti ringrazio. Certo che dico sul serio. C'erano dubbi. Però mi chiedo, come hai fatto a motivarlo in quel modo, Gibastiano? Ma forse secondo me lo motivava meglio con un rap, però non si sa mai. Mi è avvenuto così, sarà un talento naturale. Incredibile. Sul serio hai improvvisato sul momento? Wow. Matteo ora può combattere con gli altri. E così, tutto è andato per il meglio, tuttavia... Sembra che stavolta siete stati fortunati, Club FNY. Ma purtroppo per voi non siamo che all'inizio. Quello non era che l'inizio di una catastrofe senza precedenti.